Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TG Web LIS del Consiglio regionale della Basilicata. Consegnati a potenza i premi ai nove vincitori del concorso per le migliori tesi di laurea su temi legati alla Basilicata. Per il Presidente del Consiglio regionale Mollica... Bisogna mettere al centro dell'agenda politica i giovani, attraverso politiche autenticamente autonomistiche, per coniugare dimensione locale e sguardo globale, la conoscenza con il mondo del lavoro, la ricerca alla competitività e all'innovazione. È di 2 milioni di euro la nuova perdita fatta registrare dalla Regione nell'ultimo semestre per i contratti in derivati stipulati nel 2006 con un saldo negativo di ben 40 milioni negli ultimi dieci anni. Lo ha detto il consigliere Napoli, rilevando che nonostante i rilievi formulati dalla Corte dei Conti, la Giunta non è riuscita a mettere in campo alcuna azione in grado di farci uscire da una gabbia che ha finito per dissanguare la nostra Regione. Se avesse dato corso agli impegni assunti, ha aggiunto, avremmo potuto risparmiare almeno 4 milioni. Seguiremo attentamente gli sviluppi delle misure previste, verificando trasparenza e regolarità delle procedure. Lo ha detto il consigliere Perrino dopo le audizioni in quarta commissione sulle iniziative del governo regionale per il lavoro alle persone con disabilità. Perrino si augura di vedere concretizzate misure che siano davvero incisive e strutturali. Non palliativi pasticciati e confusi come il cosiddetto reddito minimo ed altre forme di sostegno al reddito e all'occupabilità che hanno mostrato negli ultimi decenni tutta la loro inadeguatezza. Il Consigliere Spada ha chiesto l'audizione in quarta commissione dei responsabili delle associazioni Amici del Cuore ed ARCA, che hanno presentato un progetto sull'assistenza sanitaria territoriale. Nel Servizio Sanitario Nazionale, sottolinea Spada, l'assistenza territoriale può porsi come modello integrativo, ovvero alternativo al ricovero in ambito ospedaliero. È importante strutturare una nuova medicina del territorio, creando una relazione stabile con il paziente e offrendo un servizio centrato sulla persona. Il consigliere Cifarelli interviene in merito alle difficoltà manifestate da alcuni residenti a Scanzano Ionico di ospitare a Terzo Cavone tre madri e nove bambini già riconosciuti come rifugiati. 12 persone, un piccolissimo numero che però crea spavento e fa chiudere le porte anziché aprirle di fronte alle enormi tragedie umanitarie del nostro tempo, dice Cifarelli che sottolinea l'impegno del parroco e la sensibilità del sindaco di Scanzano, esprimendo solidarietà e gratitudine ed invitando entrambi a proseguire nella propria attività a favore della comunità. La Lucana Film Commission si conferma come l'ennesimo strumento in mano alla politica lucana per dispensare prebende agli amici del sistema. E quanto denuncia il consigliere Rosa che si riferisce all'avviso pubblico per il conferimento di due incarichi professionali per tre anni con un compenso annuale pari a 55 mila euro ciascuno. Tra queste il professionista selezionato è Nicola Timpone, non nuovo agli ambienti della Field Commission e neanche a quelli del PD, osserva Rosa, che denuncia l'ennesima buffonata di una sedicente politica clientelare e affaristica. Dopo il nuovo sabotaggio di 18 autobus delle ditte Liscio e Sita, a cui sono stati danneggiati i motori e le ruote, il presidente della terza commissione Robortella esprime solidarietà alle imprese, agli studenti e ai pendolari. Creare volutamente disagi ai cittadini sabotando mezzi privati è un atto da condannare senza se e senza ma, afferma Robortella, sottolineando allo stesso tempo che si stanno attivando tutti gli strumenti per garantire gli stipendi arretrati dei lavoratori dei trasporti che non percepiscono lo stipendio da mesi. È tutto. Grazie per l'attenzione prestata. L'appuntamento è alla prossima edizione.